Strange, Life is Strange, è una, come dire, cosa che avevo lasciato un po' in sospeso e che adesso voglio un po' riprendere. Voglio riprendere anche se non ho intenzione di parlare solo di Life is Strange, ma diciamo con la scusa di Life is Strange ci metterò le cose che sono successe in questi giorni qui. Ad esempio questa mattina, alla mezza, ho spedito al giudice di pace la mia lettera di notifica condizionata, che però questa volta non ho voglia di postare su Facebook come ho fatto con il ricorso fatto al prefetto. Primo perché non mi piace tanto come l'ho impostata, no? Con tutte queste parole, spirito, anima, eccetera. Non che non le intendo vere, ma però mi sono fatto un po' influenzare dall'argomento appena conosciuto. Però siccome questo Life is Strange cammina con una velocità sorprendente anche per me, per cui da un giorno all'altro non solo mi sono ritrovato ad approfondire la sorpresa dell'albero di Natale, no? Quella che è successa grazie a tutto questo cancan di notorietà sull'albero del Cè o dei peni, come vengono chiamati, eccetera, no? Dunque stamattina ho, perché il tempo scadeva domani, ho concluso questo mio primo avvicinamento al, perché non posso non vederlo altrimenti, mi viene sempre da fare il paragone con la lotta, ed è così, insomma, ed è così, questo incontro che mi sto trovando a vivere contro le istituzioni è un incontro di lotta molto molto impegnativo. Diciamo che da una parte sono preoccupatissimo perché so che razza di avversario c'è dall'altra parte, è un avversario che se ti vuole schiacciare ti schiacci un attimo, legge o non legge, lo so che è così. Però se fossimo arrivati a questo punto, che cosa ho da perdere comunque? Alla mia età, 64 anni a marzo, a breve, no? Per il resto della vita che mi rimane da vivere, dopo che ho avuto la fortuna di afferrare veramente il cicciolo di tutta la faccenda, che grazie a Dio è sempre stato dentro di me, per cui non ho mai rischiato di perderlo. E in aggiunta si è svelato, è arrivato in questo Natale questa sorpresa di questo super regalone, perché è un super regalone vedere com'è messa in realtà la mia vita in questa società che fa parte del mondo globalizzato, che sta lavorando a questa, come dire, a questo allevamento di esseri umani da migliaia di anni, e che pur vedendola, pur sentendone ovviamente, no, l'ingiustizia quotidianamente, singolarmente anche guardando gli altri, non mi ero mai accorto di come era strutturata, sistemata, eccetera. E da una parte mi rendo conto che la soluzione per uscire da questa schiavitù, perché è di questo che si tratta, la bella sorpresa che ho avuto per Natale, è che ho scoperto che la schiavitù, no, immaginata simbolicamente, tipo Matrix, eccetera, è più reale di quello che si pensava. Sono stati veramente molto bravi a crearci questa manipolazione che ci rende schiavi. Mi sono accorto che anticamente, all'epoca di Spartacus e poi anche nei secoli successivi, gli schiavi erano messi in catene con delle catene veramente di ferro, torturati con delle macchine di legno, di ferro, no? La fantasia della Chiesa Cattolica, quella che ci sta governando adesso, quella che è proprietaria di tutti gli esseri umani che sono sulla Terra, o almeno della stragrande maggioranza degli esseri umani, nella sua storia ci ha sempre trattato come dei maiali da scannare,
sempre, specialmente quelle poche persone che si alzavano e dicevano: ma la vita che il creatore ci dà deve essere vissuta in un modo diverso da come la Chiesa ci costringe a vivere. E questa chiesa qui, in questo Life is Strange, mi si sta rivelando veramente per quel mostro incredibile che io appioppavo sempre a varie situazioni che magari c'entrano, perché il Vaticano è la bestia per eccellenza. Si è mascherato da Dio, ha rubato il nostro Dio già dai primi secoli. Pensate, il Sacro Romano Impero, quando Costantino fece la furbata politica, no, di prendere i cristiani come religione sul quale appiccicare lo schema del potere che gli serviva per dominare le persone che ne facevano parte come proprietà animale, no? Proprio come proprietà animale. E non mi ricordo, mi sta sfuggendo qualcosa. Comunque Life is Strange, sul serio, Life is Strange. Sia da quello che sto vedendo e per quello che comunque continuerà a portare come sorprese. L'altra cosa che è successa oggi, è uscito un articolo sul Corriere di Ravenna? No, Corriere Romagna. C'è una piccola fotina di me e poi dentro c'è un articolo grande, che però non ho voglia di mostrare, perché mi sono accorto che mi sto un po' stufando di questi articoli che fanno sul mio albero di Natale, perché capisco sempre che attirano il pubblico con quella pruderie dell'osè, no? Con quell'alone comunque un po' che va a pescare nel sexy, nel sesso, che il nostro carceriere, il mostro che ci ha in sue mani, non ci impedisse di viverci, tant'è vero che YouPorn è stralibero, stralibero YouPorn, ma non ha paura che tu pratichi quel sesso lì, perché quello è un sesso droga che continua a mantenerti diviso da te stesso, per cui non c'è nessun problema. Ma quando ci si imbatte, no, accidentalmente di fronte a un artista, e questo artista, neanche senza saperlo bene, ma si ritrova a realizzare la sua vita veramente con quel intento che Carmelo Bene diceva, no? Cioè, fai della tua vita un capolavoro se vuoi vivere veramente la tua vita. E per fare della tua vita un capolavoro, tu devi sconnetterti con la zucchina. Non la devi eliminare, devi sconnetterla, nel senso che non è lei che deve dirigere le tue azioni. Lei deve valutare, se è educata bene, se sa valutare le cose e non prendere miraggi, e in questo campo qui io sono un stradilettante nel beccare miraggi. Ma la mia fortuna non è quella di cadere vittima dei miraggi, la mia fortuna è che c'è sempre qualcosa che mi sveglia da quel miraggio e mi rimette in quella posizione di realtà. E adesso, per agganciarmi un attimo a Life is Strange, no? Volevo dire una cosa. Tutta questa storia dell'albero mi ha fatto venire in mente che posso dare una valenza al videogioco che ho intenzione di realizzare insieme alle persone che sto già iniziando a parlare, per, come dire, ho letto sui giornali ultimamente che la ludopatia dei videogiochi sta diventando, la chiamano, una malattia. Ultimamente diventa malattia tutto, anche la vivacità dei bambini di 3, 4, 5 anni in America, non sanno come fare a controllarla, gli danno degli psicofarmaci che le case farmaceutiche hanno fatto entrare nella mentalità delle mamme, che per aiutarle, no? Per aiutarle a non stressarsi troppo nel stare dietro all'energia vitale, gioiosa che ogni bambino ha,
gli dà una pillolina che lo seda, lo droga, no? E gli dice, è una medicina che lo sta curando. E siccome in noi ha già instillato dentro questa balla, questa fake news, dove noi pensiamo che la medicina sia l'angelo salvatore che ha cura la nostra salute. E noi ci crediamo, qui qualsiasi cazzata ci dicono, noi ci entriamo dentro. Allora io questo videogioco non lo voglio fare con lo scopo che tutti gli altri videogiochi bene, bene o male hanno, cioè farti stare lì un tot di tempo a patto che tu non stai realmente con te stesso, no? Gioca con le tue emozioni, fa delle cose, ti fa soffrire, ti fa piangere, ti fa passare le cose peggio. Ma comunque non ti lascia il premio, il regalo che la compagnia che tu puoi passare con te stesso non l'hai persa, ma aumenta la massa della tua vera entità interiore, no? Perché lo senti, hai una crescita, hai una forza maggiore. Per cui il videogioco che io farò sarà un videogioco dove alla fine, se tu riesci a completarlo, avrai capito come è in realtà lo schema della schiavitù che ci tiene incatenati, e qui mi allaccio al discorso che non ho finito prima, che ci tiene incatenati a loro, non più con le catene di ferro o quel macchinario di tortura del Medioevo, del Novecento, ma con dei sistemi talmente sottili che ci ha addestrati a un punto che noi siamo diventati i guardiani incorruttibili di noi stessi, Non usciamo mai dal seminato, anche quando pensiamo di essere dei criminali. Noi non usciamo mai dal seminato che hanno previsto per noi, nel quale noi dobbiamo muoverci come dei criceti per produrre energia che non serve alla nostra vita, ma serve al carceriere che ci sta ingannando. Per cui queste catene invisibili sono veramente molto forti, molto forti, no? E con il videogioco io sono convinto che si riescono a sgretolare un pochino, perché con il gioco tu riesci a imparare le cose più difficili e rimangono in memoria. La maledizione dell'essere umano è l'amnesia, la memoria che c'è poco, per quello che noi ci rivolgiamo alla pubblicità. La Coca-Cola ha bisogno di farci pubblicità? No, eppure tutti i giorni Coca-Cola, 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 perché tendiamo a dimenticare soprattutto le cose basiche, non solo le cazzatine, le cornicine superficiali, esterni, proprio le cose basiche tendiamo a dimenticarle. E allora in questo videogioco che farò di Life is Strange, pensando un pochino a quello che ho scoperto fino adesso, e andando avanti anche a vedere com'è il finale realmente, perché immaginavo che il finale andava a finire così, visto l'andazzo di menare sui sentimenti, strappacuore, eccetera, alla fine tu vieni messo di fronte alla scelta straziante di o salvare la persona oggetto d'amore per il quale tu ti stai sbattendo dall'inizio del gioco, o salvare lei a discapito di tutto il villaggio, la comunità dove tu vivi, oppure salvi il villaggio ma muore l'oggetto del tuo amore. E lì pianti, robe, eccetera, da parte di chi è arrivato lì col gioco. E da quel poco che ho visto, tutti hanno scelto di sacrificare l'oggetto del loro amore. Sacrificare l'oggetto del tuo amore. Io ci ho pensato un po' a questa cosa e ho detto, cazzo, ci hanno proprio inculato per bene. Se neanche in un videogioco tu sei libero di sognare, di stare con il tuo amore, succeda quel che succeda, se neanche in un videogioco sei libero di fare quella scelta lì, sei veramente incatenato. Veramente incatenato. Perché io ho detto, io se fossi arrivato a quel finale lì, se fossi arrivato a quel finale lì, con la scelta, vuoi fare morire il tuo amore, vuoi far morire tutti gli altri abitanti, ma il tuo amore non c'è più, io avrei fatto sparire gli altri abitanti in un attimo. Ma che cazzo me ne frega a me di voi? Se io senza il mio amore sono perso, non vivo, no?
Qual è la mia grande fortuna? È che se io scelgo di fare vivere quell'amante di cui ho così bisogno, che invece di essere il solito Peppino, no? Dalle braghe lunghe, che dura quello che dura, no? L'oggetto del mio amore è il divino, è Dio, per cui salvando lui, scegliendo lui, sono dentro anche tutti gli altri che stanno smulinando nel casino, eccetera, e ci pensa lui, no? E ci pensa lui. Per cui ho considerato che tutto sommato l'inganno che riescono a farci, no? Di portarti via la vita, il potere di vivere il sentimento di quell'incontro d'amore reale di cui tu hai bisogno nella vita sempre, sempre, che si trova dentro di te. E che tu non riesci a trovare per gli inganni che ti hanno messo da migliaia di anni in una maniera così apparentemente concreta e irrisolvibile, che capisco perché tutte le persone, se non tutte, la stragrande maggioranza delle persone che mi vogliono bene, che mi stanno intorno, sono preoccupate di questo mio, come dire, con questo mio incontro con la giustizia, no? Con il sistema che governa le leggi che sono applicate su questi schiavi, questo gregge, perché noi è questo che siamo, noi non sappiamo neanche chi siamo. Ma non solo interiormente, anche a livello di ragione giuridica, fiscale, di documenti, noi non sappiamo neanche chi siamo? Noi vendiamo i nostri figli alla nascita a una entità giuridica che non esiste nemmeno, che si chiama Stato, che non esiste. Noi vendiamo la proprietà dei nostri figli, credendo, inganno, ci fanno credere. No, no, scriviamo il suo nome. In realtà tu vendi la proprietà di tuo figlio a uno Stato che non esiste. E questo Stato che non esiste perché tu gli dai potere di esistere, riesce a rubarti la tua vita e a farti stare malissimo, al contrario del invece bene che è a tua disposizione, messo lì dal Creatore. Che la Chiesa Cattolica non te lo verrà mai a dire che il regno dei cieli è dentro di te e puoi cominciare a godertelo e a prenderne vantaggio fin da adesso. Non te lo dirà mai, non te lo dirà mai perché è la grande truffa. Ho saputo che Papa Ratzinger è stato questo schiacciatino che hanno fatto di mi dimetto, vieni su, Papa Francesco, che nessuno ha capito bene perché ti sei dovuto dimettere. Non era rincoglionito come era rincoglionito Wojtyla alla fine, che era tutta una roba così, no? Io dicevo, che cazzo c'è? Ho capito perché. Ho capito perché Papa Ratzinger si è dimesso, chiaramente non l'ha detto il Vaticano, non lo dicono i mass media, non lo dice nessuno, ma la ragione è questa: se Papa Ratzinger esce dal Vaticano viene arrestato perché nel caso di pedofilia svolto in Canada, la Chiesa è stata dichiarata colpevole di questa cosa qui. Papa Wojtyla ha chiesto scusa pubblicamente ai fedeli. Ma per il diritto marittimo il capo della Chiesa che chiede scusa sta dichiarando il suo disonore, per cui è arrestabile come qualsiasi altro capo di Stato che faccia dei crimini. Per cui lui è rifugiato dentro il Vaticano, che lì è sicuro che non lo vanno a prendere, e per andare in giro a fare le mosse, perché sono mosse, ci mandano Papa Bergoglio, che si è presentato molto bene. Io mi ricordo la prima volta, ho detto, ah, bravo, beh, si presenta bene, ho detto, si presenta bene. E non ho tenuto neanche un briciolo di, mi sa che sotto sotto sei uno stronzo perché sei della Chiesa. Pensiero logico da fare, però come persona ho detto, poi ecco il tempo che vedi se la persona vale o meno, con prima le parole che dice e poi i gesti che fa. Quelli chiudono. E mi ricordo quando è venuto fuori all'inizio Papa Bergoglio che diceva, oh, nella sala nervi, oh, come mi piacerebbe una chiesa per i poveri, che proprio lo diceva tipo,
Ma dai, basta, non facciamolo soffrire, poverino. Basta che la Chiesa dia tutto ai poveri, no? Niente di più facile se lo vuoi fare. Papa Francesco, che ti chiami come me, per cui ti sento anche più vicino. Papa Francesco, te lo dico come se tu non lo sapessi, ma lo sai, no? I tesori, gli ori di tutte le nazioni del mondo le possiede una banca in Svizzera che si chiama BIS, di proprietà dei gesuiti, quell'ordine di cui tu fai parte. Allora, se tu non sei proprio il Papa, ma sei il vice, e veramente, veramente hai a cuore la povertà di noi, vuoi una chiesa povera per i poveri, ridacci i nostri soldi, la nostra ricchezza materiale, che tu dici che non conta un cazzo, no? Però intanto tu te la tieni, allora daccela a noi. Se vuoi essere veramente povero con i poveri, ma non ce la dai, basta, ti basta dirlo, ti basta farci sognare che noi finalmente abbiamo un pastorello nella chiesa, che è stata cattiva in passato, eh? La di cattiva, ci ha torturato, ci ha, poi le persone migliori le ha squartate, tutto quanto, poi i bambini non vi dico che cosa gli hanno fatto. Sapete che la bolla papale, la prima bolla papale, poi anche le altre, la prima bolla papale, una Ecclesiam, è stata scritta su pelle di bambino. Pelle umana di bambino. Su questa pelle umana di bambino hanno scritto la una Ecclesiam, la prima truffa globale fatta a danno dell'umanità. O io queste cose le so, e se le tacessi prima di tutto a me stesso, non avrei nessuna giustificazione nel continuare a fare il mio lavoro artistico, che non sarà un lavoro politico, abbassa qui, abbassa là, eccetera. Però è un lavoro artistico che conosce la verità. E la verità è dentro di me, è sempre stata dentro di me, e dentro di me ho sempre trovato le soluzioni. E dentro di me continuerò a trovare quella vita che mi accompagnerà per il resto dei respiri che ancora mi saranno concessi. E io li voglio spendere veramente in onore di me stesso, in onore col mio cuore. E non mi interessa, non mi dà fastidio i risolini delle persone o il non capire delle persone, perché il problema qui è se capisco o non capisco io. E io, oltre che capire, sono anche, per grazia di Dio, messo in quella situazione che posso godermi della mia vita, sebbene il mio stato sia uno stato di schiavo. Ma è finito quello stato di schiavo. Sono un sovrano bebè, sto facendo i primi passi, imparerò sempre meglio a portare questa mia corona in libertà e con quella pace che ho dentro. E se dovessi accorgermi, no, che siamo veramente in una dittatura che è arrivata a un punto di non ritorno tale che a un certo punto se sono un po' il cazzo non vengo qui e usano la forza, almeno avremo avuto un'altra piccola dimostrazione in più di quando siamo schiavi. Se invece con gli stessi schiavi, no, quegli stessi schiavi che ci fanno da aguzzini, ma loro stessi sono schiavi e la loro stessa vita gli viene rubata e quella dei loro figli gli viene rubata, no? Se quegli stessi schiavi che vengono usati come poliziotti contro di noi, come cani da guardia, si svegliano un attimo, si accendono, la schiavitù anche per loro cessa e i nostri potenti, che sono quattro vecchi rimbacucchiti, pazzi, che non sono neanche in grado di intendere e di volere, ma che ci hanno soggiogato con un sistema che non devono neanche più oliare, perché va avanti da solo, perché noi forniamo i mattoni tutti i giorni. Tutti i giorni forniamo i mattoni. È come quella scena dei Simpson dove c'è Smithson, che c'è Mr. Burns che lo sta strozzando mentre sta uscendo dalla vasca. Lo sta strozzando! E Smithson è preoccupato del suo padrone che lo sta strozzando. Dice, la prego, si copra! Perché, capito, era bagnato, pure che si è preso. La prego, si copra. Noi siamo così. Ridiamo, ho riso di lui. Ma io sono così. Però ho deciso di non esserlo più, almeno dove io vedo non lo faccio più. Per cui questo Life is Strange è una vita che veramente devi mantenere sempre le antenne aperte,
le percezioni accese, perché Dio non lo fermi mai. Non puoi fermare la vita di Dio, è sempre in movimento. Cosa fanno le religioni come tentativo? Vogliono, tac, fissare una volta per tutte Dio, tipo, sta fermo, che voglio farti un vestitino che ti prende dalla punta dei piedi alla testa, è quello il vestitino di Dio. Ma lui, del tuo vestitino, se ne fotte, glielo puoi anche fare, ti dà anche la forza, la fantasia di farlo, ma lui è libero. È libero di essere se stesso ed è libero di darti quella felicità quando si sente. E tu devi prenderla quando arriva, come il vento per la vela di quel regatante che è nel mare e ne ha bisogno, se vuole sentire quella connessione con quell'oceano e sentire di stare andando in un posto, in un punto dove per lui è importante arrivare. Ed esserci, ovviamente, sano e salvo. Ok, io non so di che cosa posso parlare ancora perché sono in questa situazione un po' frastornata perché mi rendo conto della potenza dell'avversario, ma sono ancora più cosciente della potenza, del vero potere che esiste dentro di me. E siccome l'ho visto tante volte pararmi il culo, l'unica cosa che posso fare saggiamente è quello di continuare a farmi proteggere da lui. E se questa volta ci lascio le penne, vorrei dire che è giusto così. Ho capito male io. Oppure se è giusto che io debba lasciarci le penne, avrà un senso nell'andare avanti. Magari far capire a qualcun altro che alzatevi. Uomini fatti non foste per vivere come bruti, diceva Dante. Fatti non foste per vivere come brutti, ma per seguire virtude e conoscenza. Fatti per questo siamo, lo dice il grande poeta Dante. Lo diciamo, oh Dante, la Divina Commedia. E poi la capisci questa cosa? Tu che la reciti, io che la recito questa cosa e poi vivo il più delle volte come un brutto. Non scelgo la virtude e la conoscenza, perché mi dimentico. La maledizione, no? Ma tutte le volte che la riscelgo, quella virtù di conoscenza, tutte le volte che la scelgo. Infatti la mia preghiera degli ultimi giorni è veramente farmi entrare nel regno reale, dove la vita non cambia mai, dove le delusioni non sono di casa, dove la protezione è l'aria che stai respirando. Dove il male e il buio non può esserci perché c'è solo luce. Dove c'è luce non ci può essere il buio. Quella casa lì io la voglio. Non una volta ogni tanto, ma desidero veramente entrarci una volta per tutte e non uscire più, perché da lì osservare questo mondo è veramente il gioco più bello che io possa poter vivere, nel bene e nel male. Basta, la chiudo qui. Non so, avrò parlato 4 anni, come sempre.